Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Gran Bretagna morta per un ictus Margaret Thatcher. Uomo morto a Udine, confessano due ragazzine, voleva violentarci. Debiti pubblica amministrazione, napolitano firma il decreto. Unione Europea, bene! È morta per un ictus Margaret Thatcher, primo ministro britannico dal 1979 al 1990, prima e ad oggi unica donna a ricoprire la carica di premier. Abbiamo perso un grande leader e una grande britannica, ha commentato Cameron. La Lady di Ferro avrà un funerale solenne nella cattedrale di St. Paul, come fu per Lady Di. Due ragazzine di 15 anni hanno confessato ai carabinieri di aver ucciso a Udine un sessantenne perché voleva violentarle. Abbiamo reagito ad un tentativo di stupro, hanno detto agli investigatori. Il cadavere dell'uomo è stato trovato in periferia. La Commissione europea accoglie con favore la decisione dell'Italia che ha adottato il decreto per il pagamento dei debiti alle imprese. Il decreto, firmato oggi da Napolitano, non è comunque una bacchetta magica, ha detto il commissario Wei Ren, ma aiuta ad alleviare la grave situazione economica. Condannare tutti gli imputati a pene da 2 anni a 6 anni. È questa la richiesta dei PM al termine della requisitoria nel processo per la morte di Stefano Cucchi. Per il caso sono imputati 6 medici, 3 infermieri e 3 agenti di polizia penitenziaria. La sentenza è attesa entro il 22 maggio. Protesta a seno nudo di 4 attiviste della Femen contro il dittatore Vladimir Putin alla fiera di Hannover. Una delle attiviste è stata fermata. Mi è piaciuto, ha commentato ironico il presidente russo. La protesta contribuirà al successo della fiera. Scene da Far West sulla A9 tra Saronno e Turate nel Comasco, dove un comando ha assaltato un portavalori bloccando l'autostrada per ore. I banditi si sono impossessati di una decina di milioni di euro. Per coprirsi la fuga hanno dato fuoco ad un autocarro e lanciato chiodi a 3 punte. Dopo 35 anni, i membri originari e fondatori di Black Sabbath si riuniscono per registrare un nuovo album e per intraprendere un tour. Ozzy Osbourne e compagni saranno anche in Italia, dove molti fan li attendono da anni per un unico show che si terrà il 5 dicembre a Milano.